anzi mi è sembrata abbastanza favorevole, ha dato parere positivo, quasi quasi ha annuito timidamente come suo modo garbato quando qualcuno insinuava che addirittura queste cariche fossero diciamo come ai tempi della storia medievale, feudi, feudatari, l'armamentario, tutta la rete di controllo, queste figure sembravano quasi ricordare un po' queste cose del Medioevo. E a proposito dei risparmi, siccome qualcuno ha detto siamo sicuri che non si risparmia, io ricordo che queste figure hanno un'indennità aggiuntiva di 1.500 euro al mese. Ora dico, non è che ci salveremo chissà che cosa, però vanno a favore di una categoria fortemente svantaggiata, come viene indicato dal comma aggiuntivo dell'onorevole Zito, che era stato favorevolmente accolto. Poi tra l'altro vorrei sottolineare che il governo, sostenuto dalla maggioranza dei deputati che siedono insieme a me, aveva presentato un disegno di legge che ricalca questo articolo, meno che il comma 3 che era stato aggiunto dal buon onorevole Zito, che faceva questa carezza, diceva questi eventuali risparmi mettiamoli a favore di una categoria svantaggiata come i disabili, che non è fare populismo, dire aiutiamo i disabili, mi pare che su questa cosa possiamo essere tutti favorevoli. Quindi io mi chiedo, se il governo aveva presentato in tempi non sospetti, se in commissione bilancio l'assessore Borsellino ha dato parere favorevole, qual è il problema? Tornare i soldi per i più bisognosi? Penso di no, e quindi chiedo a tutti di votare favorevolmente. Tra l'altro non posso aggiungere nient'altro di più a quello che ha detto il Presidente della Commissione Sanità, che con la sua esperienza e pacatezza ci ha fatto capire benissimo che non possiamo rimandare sempre ulteriormente, per assecondare delle pressioni politiche, rimandare quello che è il bene dei siciliani, che è quello che siamo chiamati a fare. A provare. Grazie onorevole Fodia, ci si parlava onorevole Turano.